Quando mettiamo una compressa effervescente in acqua, fenomeno molto comune, si sviluppano delle bollicine di gas. Noi vogliamo capire di che gas si tratta. Per fare ciò ci occorrono mezza compressa effervescente, una provetta a contatto forato in un tubicino di plastica, dell'acqua demineralizzata, una bilancia, un sostegno, una bottiglia e una bacinella, alcuni cilindri graduati e un accendino. Mettiamo un po' d'acqua demineralizzata nella provetta. Poi, dopo aver azzerato la bilancia, pesiamo il sistema, provetta, acqua e mezza compressa. E vediamo che il peso risulta 25,84. Riempiamo di acqua la bottiglia fino all'orlo e la bacinella per metà. Tappando la bocca della bottiglia per non far uscire l'acqua, la capovolgiamo e la inseriamo nella bacinella. Vediamo che l'acqua non scende dal fondo della bottiglia. Ora dobbiamo introdurre il tubo di plastica nella bottiglia, sempre facendo attenzione a non far uscire l'acqua. Mettiamo la mezza compressa nella provetta, tenendo quest'ultima inclinata in modo che la compressa non cada subito in acqua. Poi tappiamo con il tappo la provetta. Rincliniamo la provetta e vediamo che inizia la reazione. Vediamo che il gas sviluppato dalla reazione si va a raccogliere sul fondo della bottiglia, spingendo l'acqua verso il basso. Quando la reazione è arrivata alla fine e tutta la compressa si è consumata, sfiliamo il tubo dalla bottiglia, sempre facendo attenzione a non farne uscire l'acqua. Togliamo la bottiglia dalla bacinella e riportiamola in posizione retta. Assicurandosi che la bilancia segni zero, misuriamo nuovamente la massa del sistema, cioè la provetta e il suo contenuto. Il peso risulta essere 25,42 grammi. Possiamo conoscere la massa del gas che abbiamo prodotto applicando la legge di conservazione della massa. Troviamo la differenza fra la massa del sistema prima della reazione e dopo la reazione e vediamo che il risultato è 0,42 grammi. Notiamo che il gas raccolto nella bottiglia ha preso il posto dell'acqua che ne è uscita. Quindi possiamo conoscere anche il volume del gas. Per trovarlo basterà misurare con i cilindri graduati l'acqua che dobbiamo aggiungere alla bottiglia per riempirla di nuovo. Confrontiamo il risultato con i valori di densità di diversi gas che sono riportati sui test di chimica. Il nostro risultato è abbastanza vicino al valore di 0,00198 grammi su centimetri cubi indicato per l'anidride carbonica a 0 gradi. Se conosciamo il concetto di mole, possiamo anche tentare di calcolare approssimativamente la massa di una mole del nostro gas. Sappiamo che una mole di un qualunque gas a 0 gradi occupa un volume di 22,4 litri. Quindi, con una semplice proporzione, possiamo ottenere questo valore. Questo risultato è molto vicino a 44,01 grammi su mole, che è la massa molare della anidride carbonica. Che si tratti proprio di CO2, ovvero di biossido di carbonio? Se così fosse, dovrebbe essere in grado di spegnere una fiamma, come avviene per gli estintori che funzionano con la CO2. Facciamo quindi l'ultima prova, che si direbbe confermare la nostra ipotesi. E infine attenzione, il fatto che il nostro gas abbia densità e massa molare piuttosto simile alla CO2 e che spenga le fiamme non significa che si tratti necessariamente di CO2. Il perché sarete sicuramente in grado di spiegarlo da voi. Buon lavoro! Buon lavoro.